Buongiorno a tutti, oggi vi voglio far vedere come poter purificare la resina di pino. Ecco, qui ho dei campioni che ho prelevato da alcuni alberi di pino silvestre. Il tronco era ricoperto di resina, è una resina ovviamente non pura perché vedete ci sono anche dei pezzi di corteccia e quant'altro ci può stare anche in mezzo, animali, sporcizia, polvere. Ecco, vedete qua c'è un pezzettino di corteccia, quindi va purificata. Normalmente si è sempre fatto semplicemente facendola bollire in un fornello. Questo metodo invece consente di purificarla veramente al massimo, perché si renderà liquida, completamente liquida prima di farla bollire, con diluente nitro. Ecco, non so se si vede, diluente nitro, si compra per circa 3 euro nei supermercati. Questo diluente ha il potere di sciogliere completamente la resina di pino e renderla completamente allo stato liquido. Ecco, allora si prende un barattolo, io ho questo barattolo di vetro per conserve. Attenzione, non usate il diluente nitro con recipienti di plastica perché potrebbe facilmente scioglierli. O di metallo o di vetro, mai di plastica. Bene, si mette dentro la resina. Magari adesso, ecco, così viene un po' meglio, spero che si veda. Mettiamo dentro la resina nel barattolo e aggiungiamo il diluente nitro, ecco, non ce n'ho più molto perché l'ho già usato in un altro modo, comunque va bene, basta, è bastato. Ecco, magari visto che ne è venuto abbastanza, non pensavo così tanto, ci aggiungo un po' di altra resina. Ecco, direi che, ecco, diluente nitro basta che ricopra la resina che c'è dentro. Bene, a questo punto, per non far evaporare velocemente il diluente nitro, che ha una volatilità e evaporazione notevolissima, quasi quanto la benzina, si copre il tutto con il coperchio dello stesso barattolo. Ecco. Si lascia in infusione per circa una giornata e mezza, dovrebbe bastare, anzi basta sicuramente, quindi circa 36 ore, 36-48 ore va bene. Ecco. E adesso vi faccio vedere il risultato di una che avevo già preparato. Ecco, questo è il risultato dopo circa 36-48 ore. Vedete, è un liquido scuro, molto scuro, per cui può essere filtrato facilmente con un semplice colino da tè. Fra poco vi farò vedere come si metterà questo a far bollire, per far evaporare completamente il diluente nitro. Ora passiamo a versare nel recipiente di cotto per la bollitura, a versare la soluzione di resina e diluente nitro, e ci si avvale dell'uso di questo colino per filtrare tutte le impurità. Ecco, tutte le impurità che vedete, vedete che ce ne sono tantissime, tantissime. Ecco,
Questa è la bollitura della soluzione di diluente nitro con la resina di pino. Io l'ho messa in un coccio che è abbastanza larga. Il diluente nitro è una sostanza molto volatile e quindi ci metterà non troppo tempo a evaporare e a lasciare sul fondo la resina pura. Il fornello non deve essere messo troppo caldo, infatti qui vedete è sul 2, su un massimo di 6. Importante perché se no bolle troppo velocemente e rischia di uscire tutto dai bordi. Fra un po' vi farò vedere il risultato quando smette di bollire. Ecco, questo è il risultato a fine bollitura della soluzione di diluente nitro con resina di pino silvestre. Come vedete, dopo circa tre quarti d'ora di bollitura, vedete, in pratica le bollicine non si formano più, quindi è finita l'evaporazione del diluente nitro. A questo punto si può mettere negli stampi, si può colare negli stampi. Ecco, ora coliamo negli stampi di stagnola, semplicemente stagnola, a cui ho dato una forma con un piccolo coperchio. Prendiamo il recipiente con la resina sciolta e lo versiamo dentro il recipiente. Ecco, questo scotta un po', bisogna usare i guanti. Ai. Ecco, vedete? Questo nello stampino, dentro c'è la ancora liquida la resina purificata e si lascia raffreddare fino a completa essiccazione. Diventerà una cosa dura come questa. Ecco, vedete anche come bella trasparente. Vedete? Questa è dura, si potrà conservare per fare cose che volete, venderla. Ed ecco il risultato. Eccola qua. Vedete, bella trasparente. Arrivederci.